Consiste nella conferma di aver mantenuto una promessa. Ho iniziato una campagna elettorale un anno fa dicendo che volevo essere una donna a servizio del territorio. Oggi con questo punto d'ascolto lo sono a tutti gli effetti, lo avevo già fatto nell'anno in cui mi ha visto impegnata in regione, andando a visitare le associazioni, le amministrazioni, però oggi si apre anche alla cittadinanza, alla popolazione, è un punto in cui le persone potranno venire a chiedere informazioni in merito non solo all'attività amministrativa, ma a tutto quello che riguarda il bene comune, quindi anche una semplice pratica come a chi potersi rivolgere, quindi siamo un vero e proprio punto di ricevimento anche di istanze da portare avanti o di aiuto verso coloro che semplicemente vogliono chiedere un'informazione. Largamente impegnata anche a Genova, quindi qui oltre a lei Assolutamente sì, è anche una sede partitica perché ho creato una squadra che parte dal partito che rappresento, ma che coinvolge diverse persone perché credo che un punto d'ascolto debba essere aperto a qualsiasi tipo di persona, quindi a qualsiasi colore politico che si rivestono. Quindi ci saranno delle persone che mi coadiuveranno. Una di queste è Fabio Perri, la mia assistente, tutto un gruppo di persone che saranno qua presenti in modo tale che mi porteranno poi quelle che sono le istanze. Ma io sarò comunque a disposizione almeno 3 giorni a settimana, quindi lunedì, mercoledì e venerdì con degli orari prestabiliti per avere proprio il contatto diretto con le persone, perché credo che in politica questo manchi e quindi bisogna ritornare un po' a fare la vecchia politica che è quella del contatto umano. È importantissimo avere un luogo fisico. Abbiamo passato 10 anni in cui la politica era diventata una politica liquida senza un riferimento se non internet, Facebook, social, insomma. Invece di avere un punto fisico dove incontrare i cittadini, dove incontrare gli elettori, gli sostenitori, gli amici, ma anche le persone che hanno curiosità da chiedere, proposte da fare, critiche da portare, perché anche le critiche sono positive perché fanno sempre ragionare sulle problematiche. Molto importante, quindi sono felice che Veronica abbia deciso di aprire un punto d'ascolto, io direi anche di incontro, qui a Valle Crosio, in provincia di Imperia, perché sarà molto utile per avvicinare la politica ai cittadini. Diciamo che questo è un atto importante credo per tutta la politica in generale, cioè creare un punto di ascolto, un luogo dove poter ricevere, incontrarsi, confrontarsi e parlare con le persone è importante. Oggi troppo spesso la politica si fa sui social piuttosto che su altre situazioni. Quindi con la consigliera Russo, oggi consigliere regionale di Fratelli d'Italia, abbiamo voluto aprire questo punto di ascolto, un punto di ascolto che vedrà il consigliere a disposizione dei cittadini, del territorio, delle amministrazioni, delle associazioni, chiunque vorrà e avrà bisogno di una vicinanza maggiore con la Regione Liguria. Naturalmente con il partito di Fratelli d'Italia questo sarà anche un punto di ascolto politico dove all'interno di questa sede ci si potrà confrontare sulle nuove dinamiche e le attività politiche. Quindi la politica deve ritornare ad essere frequentata nelle vecchie sezioni di partito. Oggi noi l'abbiamo voluto chiamare punto di ascolto perché ci sembra più un momento di aggregazione. Questo per dare veramente il segnale della vicinanza e del mettersi a disposizione. Veronica Russo in campagna elettorale, il suo slogan era una donna al servizio del territorio. Ecco che non sono solo parole o slogan, ma sono anche fatti concreti. Questo vuole dimostrare questo. Io insieme a lei mi metterò a disposizione per il mio ruolo che mi ritrovo a essere nel partito di Fratelli d'Italia, quale dirigente degli enti locali provinciali. Quindi ancora di più sarà un connubio perfetto per poter abbracciare non soltanto la città di Valle Crosa dove sorge questo punto di ascolto, ma un comprensorio, una provincia che ha bisogno di una politica diversa.